buongiorno. Allora, intanto qui saluto il consigliere comunale Michela Rosati e anche l'assessore Risiero Severi, che hanno voluto organizzare questa vostra venuta, insomma, no, di voi ragazzi qua a visitare questa mostra. Con questa mostra noi abbiamo messo insieme quattro artisti e io credo che questo voi riusciate a capirlo, perché ci sono quattro stili, no, completamente diversi, uno diverso dall'altro. Abbiamo due artisti che sono nostrali del nostro territorio, del Montefeltro. Uno è Giulio Serafini ed è questo che fa le lune, e l'altro è Luciano Baldacci, che è quello che si trova in fondo sulla destra. E tutti e due questi signori hanno frequentato la nostra scuola del libro di Urbino, che voi conoscerete senz'altro, dove vi ha insegnato il grande Francesco Carnevali, dove insomma sono passati, ed è conosciuta, diciamo così, in tutta Italia e non solo, come essere una delle scuole primarie, diciamo così, dove escono professionisti e artisti, diciamo così, molto bravi, che hanno avuto poi riconoscimenti anche importanti. Giulio Serafini, quindi, e Luciano Baldacci. Gli altri due artisti invece sono due artisti di Fano, perché abbiamo voluto creare una sorta di gemellaggio tra un paese delle colline, no? Di Pian di Meleto, che si trova, no, in collina, nell'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, e Fano invece, che si trova sulla costa, quindi volendo proprio creare un connubio, un gemellaggio, uno scambio, tant'è che questa mostra poi sarà trasferita a Fano e mi auguro che anche a Fano ci possano essere dei ragazzi come voi che verranno poi venire a vedere la mostra. È molto importante, a noi ci fa molto piacere, a me personalmente fa molto piacere che ci siano, che voi ragazzi, insomma, che avete 13-14 anni, mi pare di aver capito, ecco, abbiate, diciamo così, l'approccio con l'arte e con la cultura, che devo dire qui a Pian di Meleto magari, no, è un po' adesso con questa nuova amministrazione si dà vita ad una serie di iniziative, ma insomma siamo un po' a digiuni di questa materia, quindi speriamo che ci sia un seguito, che si continui così e che quindi voi veniate come spettatori con i vostri genitori, eccetera. Gli altri due artisti, dicevo, sono Pier Mattei, che è questo qua, questa parete, questa, e in fondo abbiamo Alessandro Tonti, che fa queste marine, che riproduce quindi i suoi luoghi, il suo territorio, il mare, la spiaggia, eccetera, della costa adriatica. Allora, detto questo, io vorrei in pratica che adesso potesse continuare, diciamo così, il discorso Giulio Serafini, che è uno dei quattro artisti e che peraltro conosce anche gli altri, no? Perché sono amici, perché insomma hanno collaborato, perché c'è insomma hanno partecipato assieme ad altre mostre collettive. E mi piacerebbe che siate proprio voi anche a fare delle domande, a sollecitare praticamente una conversazione. Quindi, Giulio Serafini. Venite, fammi venire più avanti, dai, che facciamo il discorso. Venite qui più avanti, ragazzi. Venite qua, siete più avanti. Siete troppo distanti, non vi vedo, sono le luci davanti, ma non vi vedo. Vi devo vedere nella faccia, se no non riesco a parlare. Al contrario degli attori che non vogliono vedere il pubblico, non ho bisogno. Ma più vicini qui? Ti vuoi far vedere più vicini? No, anche. Allora, dai. Perché ci sono le medesime. Mettetevi qui davanti, così parliamo più. Ragazzi, seduti proprio. Sì, parliamo meglio. Allora, voi siete venuti qui in questa mostra, no? Vi siete mai chiesti perché ogni tanto nella società c'è qualcuno che fa queste cose?
Secondo voi perché gente come me e gli altri tre in questo caso, ma anche qui a Pian di Mileto ne avete, a Belforte, ci sono nella società ogni tanto dei personaggi che fanno queste cose, attaccare al muro, ve lo siete mai chiesto? Cioè nel passato, adesso, ci saranno anche nel futuro, è importante che vi facciate questa domanda, a prescindere se vi piace o non vi piace. Cioè, nella società ogni tanto qualcuno ha bisogno di fare queste cose e qualcuno chiede a quelli che fanno queste cose di farle. Perché? Facciamo a voi, ma proprio noi perché facciamo questo? Questa forse non è una domanda del tempo meglio. Però. E ne fa niente, però siccome fa abbiamo niente. Deciso di fare cultura, sì. Cioè la cultura si comincia, cioè, dalle domande difficili. No, ma perché? Perché l'artista ha bisogno? Perché l'artista ha bisogno di fare delle domande? Farsi conoscere. Per dimostrare le sue emozioni, lei dice. Vabbè, ci siamo. Comincia a esserci. Va bene, allora ogni tanto nella società nasce qualcuno che ci sono due tipi di artisti. Quelli che disegnano per riempire il tempo, che hanno troppo tempo e allora nei ritagli lo riempiono, e quelli che invece hanno bisogno di fare qualcosa per fare, per scavare dentro, lasciare il posto al mondo, perché se no gli si riempie, no? E allora con queste cose portano fuori per lasciare in posto nuove emozioni. Questo passaggio l'avete capito? Le due differenze. C'è chi fa delle cose per passare il tempo e chi ha bisogno di farle per far posto ad altre cose. Cioè gli artisti sono la seconda categoria, quelli che hanno bisogno di fare in continuazione perché se no gli si riempie la testa e devono uscire. Poi quello che fanno diventa di tutti, a prescindere dal possesso fisico. Cioè l'opera diventa di tutti, perché quando io faccio tipo questa l'ho fatta io, ma voi che la guardate è la vostra. C'è la funzione, però io posso essere discutibile, quello che faccio per me è perfetto, per voi può fare schifo. Allora voi lo dovete assimilare e dirlo se è bello, se è brutto. Questa è l'arte. L'arte è un'indipendenza totale. Soprattutto in questo secolo, dove una volta agli artisti gli si diceva fammi il ritratto, chi lo faceva più bello, più somigliante al vero, anzi spesso non doveva esserlo, perché se il soggetto non era bellissimo gli si chiedeva all'artista fammi bello perché è importante, cioè non doveva essere il somigliante al vero. Oggi invece queste cose non le facciamo più. La macchina fotografica, soprattutto il cinema, che è l'arte superiore, ha portato già l'immagine ad un altissimo livello, perciò non abbiamo più bisogno di rifare il vero, anche se l'amico Luciano Baldacci parte dal vero, lo fotografa e lo rifà, reinterpreta laggiù, quello che avete visto in super figurativo, perché lui reinterpreta la natura come la vede, la cammina, vede un insetto, vede uno stelo d'erba, lo fotografa, e poi lo ringigantisce e lo rifà tale quale. Lui fa un percorso, io che faccio questo ne faccio un altro, ma ci sono percorsi, sono linguaggi, non è la verità assoluta, ognuno di noi fa quello che è. Poi saranno gli altri a decidere se quello che abbiamo fatto può stare o soltanto da buttare. Adesso fatemi voi delle domande, dai, che sennò io non posso parlare, perché siete piccoli, io non sono abituato con i bambini, con i ragazzi, sono discorsi, diciamo, da maggiorenni, come diceva Totò, anche ancora fortunatamente non lo siete. Dai, ditemi qualcosa, perché no, lui ci firma, io sto continuando ad andare avanti.
quello che vi passa per la testa, che io non sono professore, non do i voti, non vi promuovo e non vi boccio. E cerchiamo di farlo più... Devo scendere, vengo giù lì che più... sono meno docce, eh? Perché siccome io guardo in alto, che è meglio, preferisco il cielo che la terra, perché il cielo ti fa pensare, poi si rinnova sempre il cielo, ogni 28 giorni la luna si rinnova. Avete visto che c'è la luna piena calante di 2 giorni? Sì. Poi lei scende, tutto buio, e poi ad un certo punto ritorna bella come prima. Invece purtroppo a terra non riusciamo a fare questo percorso. Cioè non è meno regolare, lì ogni 28 giorni tutto si compie, invece qua giù prendo atto che i tempi si dilatano e poi sono meno ideali. Perché tra il mondo ideale e la fantasia c'è il mondo reale, capite? La differenza è quella, come tra il grande amore, quello ideale e quello reale, cioè sto, è troppo da maggiorenni. No? Va bene, hai, fatemene un'altra. Anche agli altri fate domande, che rispondo per loro. I maschietti sono più resistenti. Maschietti, qua su. E a voi vi fa bene un po' di arte. No, di arte, un po' di questo. Un po' di dialogo. Dai, venite su. Sì, qui sotto. Prego, dai, se tu. Se posso dire, io ho una cosa, se tu intanto potevi anche fare vedere ai ragazzi nei tuoi quadri o anche in quelli degli altri la prospettiva, no? Com'è che si. Come si costruisce, eccetera. Quindi questo potrebbe essere interessante, no? Quindi anche qualche nozione sul rettangolo aureo, su come si impagina un quadro e come, diciamo così, rimane tutto in equilibrio, no? Quando nel momento in cui è impaginato bene. Allora, la funzione di un'immagine è mettere in un perimetro, in un rettangolo, in un triangolo, in un cerchio, delle cose in equilibrio. Allora, tutti noi all'interno abbiamo una dimensione, no? che nel Rinascimento è stata chiamata dimensione aurea, cioè quella la conteniamo. Allora, quanto si riesce a rimettere in equilibrio su una tela quello che noi conteniamo, quella cosa poi ricomunica. Allora, per fare queste cose ci sono delle formule matematiche, però generalmente se andate a Urbino, Palazzo Ducale è stato costruito sulla misura d'area, perché l'uomo non doveva essere oggetto, non doveva subire l'architettura, ma doveva essere soggetto, cioè costruendo con determinate misure, che ci sono dopo in matematica di base, qui non la facciamo, quadrato, diagonale, eccetera. Cioè si riesce a trovare una cosa che si dice sia contenuta in noi. Noi tutti ce l'abbiamo, è contenuta in natura, che è una spirale che nasce da zero e si allarga. Quella è la misura aurea, quella contiene tutto, tutta la nostra esistenza è misurata. Allora, nell'arte noi si cerca sempre di lavorare su quella, perché effettivamente se la becchi poi quella ritrasmette. Non sono i colori, non sono. Cioè, se voi prendete un quadro super astratto di un artista americano minimale, quelli che sembrano che sono pitturati così, no, lì sotto c'è una struttura di base, l'artista poi non ce la disegna, la sa a memoria, perché distinto, tutti noi dobbiamo togliere le sovrastrutture e andare distinto. Se noi quando voi farete un disegno, adesso fate la terza media, i vostri disegni sono più brutti di quando facevate l'asilo. Cioè, invece la calligrafia vostra sta ritornando voi, mentre quando avete imparato a scrivere era quella, diciamo, culturale. Allora l'artista piano piano toglie le sovrastrutture e va come nella calligrafia. Perché si firma? È una firma, ognuno di noi ha la sua. Perché la firma generalmente è la cosa più spontanea che abbiamo e nella firma siamo noi stessi.
Cioè, voi invece disegnando, mi scuso per la professoressa, ma i bambini all'inizio all'asilo sono se stessi, perché quello che fanno sono loro. Poi arriva la cultura, da individuo si diventa un'altra cosa, perché si nasce individuo e poi si diventa, si assume personalità. La personalità ce la dà la società. Allora, molti artisti piano piano tolgono la personalità per ritornare individui. Scusi, infatti io spesso dico l'ironino. No, lei non l'ironino. Io lo dico quando mi indirizzo, poi a volte lo dico, io a volte li porto le miserette, dico io lo so che forse l'ironino, però vado a monte, poi torniamo, partiamo dalla struttura proprio in prima e seconda, poi torniamo all'arte contemporanea, quindi alla destrutturazione delle forme, comunque. Io la terza media la faccio proprio questo. Comunque avete capito, la misura ce l'abbiamo noi, ognuno ce l'ha sua, però è sempre la stessa. Adesso che sono con le matematiche della misurata sono difficili. Adesso vedete, quest'opera è costruita sul quadrato perfetto, qui ci sono 7, 7. E cioè, questo è costruito, diciamo, in una similmisurata sul quadrato. Queste sono 50 lune che corrispondono a 50 siti UNESCO. Questa era stata fatta apposta per l'UNESCO Italia. Situazioni, ecco, qua potremmo trovarci un po' di misurata, perché, vedete, parte da qui, la diagonale, prendi il cerchio e torni qui. Ecco, qui siamo quasi misurate. Poi si raddoppia il tutto, e comincia a partire questa famosa spirale. Tutto il palazzo di Francesco di Giorgio Martini è costruito su queste nozioni di matematica di base. E infatti all'interno ci si sente bene. Se si va qui, ad esempio, che è precedente, questo non è in misurata, vedete che la subiamo l'architettura? Non è spaziale, cioè questo era un maniero, era un palazzo da guerra, non era un palazzo, diciamo, era stato costruito per difenderci, invece quello d'Urbino l'hanno costruito apposta per starci bene, sti architetti e tutti gli artisti, tutto il grande pensiero del Rinascimento. Perciò la misura aurea noi la mettiamo nel passato sempre, la mettiamo adesso e continueremo a metterla, perché noi ne facciamo parte. Un'altra domanda che questa non è più voglia. Faccio io adesso, in pratica, un'altra nozione, quindi diamo e vorrei l'aiuto dell'ingegnere. Allora, questa è un esempio di prospettiva. Sì. Allora, quindi prima la nozione tecnica che ci dà... Niente. Allora, la prospettiva, cosa serve la prospettiva, ragazzi? Questo dovresti saperlo, eh. Lorenzo, lo dici te? La rappresentazione di una figura nello spazio, ma visto su un piano. Quindi, allora, la prospettiva cos'è che ha bisogno? Di un punto, di un centro di proiezione. E in questo caso... questo è quello giusto. Però. Sì, sì. Ecco, se vedete bene, il centro di proiezione, vedi, si vede molto bene qua. Va tutto in un punto, tutto diretto. E quindi ti dà l'idea proprio della profondità. La prima parte infatti li vedi un po' più grandi, si vedono, mentre più vai in giù e più, in questo caso sono tutte cabine, diminuiscono. E quindi dà proprio il senso vero e proprio della profondità. E come in altri quadri lo stesso, si vedono molto bene anche quelli di Baldacci. Si vedono bene quelli di Baldacci. Guardate, se vedete qui, la vedete la prospettiva. Se salite qui e guardate la prospettiva, accorgete. E questa stanza, vista da qui, non è così, ma tutto converge su un punto di fuoco che è dato dai miei occhi e da altre linee. Cioè. Prima di Francesco, di Piero, della Francesca che l'ha applicata, si dipingeva in piatto. Cioè le figure erano tutte una davanti all'altra e non c'era un dietro, ciò che già cominciava a capire. Se vedi una casa dietro, però non c'erano questi due principi. Le menti, andiamo a parlare di quella di fine, andiamo a forza di altri, c'è la prospettiva scientifica. Però se voi venite qui e guardate laggiù, accorgete che le due pareti di questo palazzo e il soffitto vanno tutte su una linea, converge tutto lì. Cioè da qui non riuscite a vedere la prospettiva, ma
sempre a Palazzo, vi cito sempre Palazzo Ducale, perché è l'unico posto dove avrete la possibilità. Se voi a Palazzo Ducale ci sono i corridoi con gli immensi, vi mettete al centro di una porta, vi accorgete che tutte le porte, che sono 10, 12 a seconda del corridoio, cioè si rimpiccioliscono. Quella è la prospettiva. Cioè, gli artisti capirono che guardando, perché guardando con gli occhi è più piccola? Come posso fare nel quadro per rifarla più piccola? Se la porta davanti è più grande, io vedo quella dietro è più piccola, devo trovare delle linee sia nella natura e per riportare nel quadro, per capirlo scientificamente. Piero della Francesca è quello che ci è riuscito per primo bene. Oh, ora possiamo parlare della tecnica. Qui ci sono quattro tecniche pittoriche diverse, se non sbaglio, giusto? Che cos'è la tecnica? Cioè, e come, in pratica, qual è il supporto, è costituita dal supporto e dall'uso, diciamo così, di materiali, ok? Allora adesso Giulio vi dirà, Pier Mattei, che è questo signore qua, questo che tecnica? È un olio sottile, quello sì. Questi qua, insomma, Questi sono olio sottile. Poi, questo? Anche quello, questo è un olio. Questo è lo stesso, quindi tutti è un olio sottile. Abbiamo per guardarci dove ci sono due disegni, quello lo vedete perché è la matita. Lì ci sono dei disegni a matita. Matita che la usate voi, su carta. La tecnica olio può essere sottile, ma anche su legno. Su legno, su quello che volete, su ferro, su pietra. E invece tu usi una tecnica diversa. Queste sono dei materiali sovrapposti, sono delle materie incollate. Cioè io cerco di dare il senso del colore con la materia. E fare... Invece questa è un'incisione, questa è una calcografia. Questa era una tecnica che fino al 700 era la televisione del 700, cioè i libri venivano illustrati con questa tecnica. Se voi vedete i libri del passato, tutte quelle figure incise con tante linee, tutte, quelle sono presumibilmente calcografie. Prima c'era la xilo, poi è passata la calco, perché con la xilo non si fanno i mezzi toni, e poi ve lo dirà la professoressa. Poi si scoprì la litografia, si andò in sovrapposizione e dalla litografia in avanti abbiamo quello che vediamo tutti i giorni, perché la fotografia e tutto il resto è sintesi della lito. Allora, queste si ottengono incidendo delle lastre, presumibilmente di rame, si incidono e poi si inchiostrano, si toglie l'inchiostro e poi con una pressione forte si mette il foglio di carta, con una pressione forte ritorna questo. Questa è una tecnica classica, questa è 500 anni, in 500 anni non è cambiato niente, è solo il motore della macchina, una volta si tiravano a mano i torchi, adesso si tirano a motore. Cioè in questa mostra abbiamo molte tecniche, voi avete la possibilità di avere quasi tutto quello che fanno gli artisti mondiali, perché più o meno adesso qui manca la fotografia, manca... Se no abbiamo il disegno da baldacci, abbiamo l'olio, abbiamo l'incisione, abbiamo l'olio diciamo tirato un po' più... informale, ci abbiamo Tonti che invece fa un olio gestuale come nei primi del Novecento e ci abbiamo io che faccio sta tecnica sperimentale. Io spatola voi questa o no? No, io faccio come diciamo. Ma dimmi la differenza tra spatola e pennello, va bene, spatola. Cioè, se io appartengo a quella categoria di artisti che hanno, che hanno sostituito il pennello con le materie. Cioè noi ci esprimiamo, qui dentro vedete ci sono attaccate delle carte, ci sono attaccate delle stoffe, ci sono attaccate delle garde. Cioè io ho sostituito il pennello, quello che lui fa col pennello, con delle cose per ricostruire un'immagine e riportarla a voi che la guardate. Cioè qui in questa mostra abbiamo un po' di tutto, adesso gli artisti non è che siamo mondiali, però noi cerchiamo nel nostro... come diceva prima Francesca, noi del Montefeltro e gli altri due di Francia, cerchiamo di ridare a voi che guardate un po' di tutto quello che accade nel mondo, perché adesso il mondo è diventato piccolissimo, perciò quello che possiamo fare qui lo stanno facendo contemporaneamente a New York o a Sydney, è la stessa cosa, non è che fanno di più
o di meglio, forse lo fanno più grande, ma non è detto che sia meglio di quello che facciamo noi qui oggi. Vogliamo fare alcune domande? Avete delle domande? Qual è l'artista che vi è più, che ne so, insomma, che vi dà delle emozioni? Mi piacerebbe che foste voi adesso a dire qualcosa. Dai, te. A me piace molto lui. Non l'avevo mai visto, cioè, fare insomma con dei materiali. E poi ti piace l'idea della luna. Sì. Poi vediamo qualcun altro. I maschietti non parlano mai. Non parlano di maschio. Anche in scuola sono così silenziosi. No. Allora. C'è sempre una ricerca e poi può essere un'opera che nasce, la nascita dell'opera è brevissima, nasce in tempo limitato. L'idea deve nascere in un tempo brevissimo. Poi l'esecuzione, a seconda delle tecniche, è varia. I quadri di Baldacci sono quadri che si vogliono mesi, quelli sono fatti tutti. Li vendi quadri? Sì, sono in vendita. Si diceva che quello di Baldacci, per esempio, quella tecnica laggiù, ricorre mesi, sì, mesi. Sì, quella è una tecnica che implica molto tempo. Le mie un po' di meno. Però non conta quanto ci metti, conta come ti viene. Certo. Perché la cosa più difficile non è fare una cosa difficile, ma è fare una cosa bella. E per fare una cosa bella non c'è il metro. Una cosa bella può venire in zero, ci puoi stare sopra 3 mesi e fa schifo. Cioè,
è la cosa più difficile fare le cose belle. Lei? Ma io le volevo chiedere qual è stata la sua prima opera? Una bambola. All'Istituto d'Arte disegnavo sempre una bambola, te la potrei rifare adesso, vabbè, a memoria. Perché si faceva disegno davvero, ancora lo si fa, con la matita. La bambola, le bottiglie, i barattoli, quello che ci facevano disegnare i professori. Dopo poi si va avanti, sì. Dopo a forza di guardare sui tavoli mi sono accorto che c'era il cielo. Tardi. E come sei arrivato alla Luna? È un ciampato una volta, guardato. No, alla Luna sono arrivato a Milano, allora io venivo da Montefeltro come voi, no? Noi non ci accorgiamo quanto è bello il cielo qui, perché diamo per scontato che il cielo esiste dappertutto e da tutte le parti uguali, le stelle. E io ho lavorato per 3 mesi a Milano, nonostante che era giugno, luglio e quasi agosto, io guardavo in alto, ma accorgevo che poi non era nero. A Milano non si vedeva la Luna d'estate, come si vede qui. E lì ho capito che io stavo in un bel posto perché c'avevo un bel cielo, e da lì ho iniziato a fare il mio cielo. E ha detto, vale più il mio tramonto, il mio cielo, che te... No, non andiamo avanti, va. Quindi sono altri discorsi. Però è quello. Io sto vendendo al resto del mondo quello che vedo ieri sera, era bellissimo, quello che vedo qui. Perché questo è un bel territorio, ragazzi, non dimenticatelo. Voi vivete in uno dei posti più belli del mondo, perciò... Come lo promuovo io con le lune, voi potete promuoverlo con voi stessi. Cioè, è importante difendere il posto in cui si vive, non necessariamente il posto dove si è nati, ma il posto in cui si vive. Adesso voi siete qui, per ora essendo di qui difendete questo e promuovetelo. Per questo è importante. Perché nelle sue opere non mette mai scritto? La luna resterebbe. Perché le stelle non ci stanno, basta la luna. Perché non necessariamente la luna è di notte, la luna si vede anche di giorno. La luna bellissima è sul far del giorno, si vede la luna e il cielo chiaro, vedi che sono per quasi... Allora le stelle già il sole le ha mangiate, invece la luna no. La luna riflette il sole anche di giorno, certi giorni di giorno la vedete la luna, bianca. Col cielo azzurro, la mattina quando il cielo è rosa, sulla viola, siamo stendendo qui, e vedete? C'è la terra e il cielo. E c'è il cielo di dopo, quello che verrà dopo, è un'opera circolare così. No, le stelle non le metto, non sono opere figurative, è figurativo geometrico, ma non necessariamente, poi non è né calante né crescente. Non è quella, non è né benaugurante né malaugurante, a seconda di come mi fa nella testa la faccio. Hai un'altra domandina? Un'altra domanda? Quando hai iniziato a disegnare? Io a disegnare all'asilo, come tutti. E dopo non ho mai smesso. Capito? Capito? Beh, va bene, però insomma, lei ha osservato, brava. Sì, grazie. Prego, ragazzi. Se volete ancora fare su di parlare, non so il tempo che sta. Venite qua su.